Torlino, dai su, basta stare lì sulla mensola, dobbiamo fare il fumo a Cupido. Ma tanto mi metti sempre su questa mensola lo stesso. Sì, va bene, hai ragione, però devi essere comunque presente per salutare tutti i followers, tutti i trescini e comunque ancora il cappello da streghetta. Guarda che Halloween è già finito, eh. Ma io sono un mago e posso fare una magia e te lo dimostrerò perché rendo tutto magico. Ah sì? Facci subito vedere allora, vediamo, vediamo. Torlino, dove sei finito? No, Torlino, devi ricomparire per il fumacupido, riappari subito! No, no, non funziona, non sono magico io! Sì, va bene, Torlino, adesso ci credo, però dai, adesso andiamo a fare il fumacupido, non farmi più venire questi spaventi! Quindi, caro Torlino, ti sei pavoneggiato, hai preso in giro il fatto che ti lascio sempre sugli spalti, beh, ora rimarrai lì, dato che mi hai fatto venire un crepacuore. E quindi sarai anche magico, ma vedi di infondere un po' di magia a queste pecorelle smarrite nel trash amore che devono solo ricordare l'essenza della subdolaggine. Va sempre così. E insomma, dobbiamo ringraziare che oggi è martedì. Il che significa fuma cupido risolve, ovvero l'unica rubrica a colpi di si subdolo, si subdola, bacialo, bacialo, lascialo, lasciala, risolve tutti i vostri problemi di trash amorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al fuma cupido è molto semplice, mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati, mail come nel 1995 con oggetto fuma cupido. Fuma cupido poi sarà l'oggetto in caso di aggiornamenti di storie già risolte o storie analoghe a quelle che ho risolto ma di cui sono seguiti i consigli del fuma cupido e oggi ne vedremo una tra l'altro, attenzione. E per il resto, nickname trash amoroso per mantenere l'anonimato, no consulti privati l'ho già detto, mail non troppo lunghe, sintetiche. Pazientate che me ne arrivano un sacco e soprattutto puntate a problemi originali che non siano mai sentiti e soprattutto trash perché vogliamo ridere. Poi ovviamente ci sono anche sempre le mail un po' più dense, un po' più intense, ma va bene così. Vogliamo anche delle trashate. Quindi andale, iniziamo. E inizierei subito dalla prima vittima di oggi, molto sintetica, devo dire. Gattino Sbirulino 97. Oh, carissimo gattino Sbirulino, che cosa ti è successo? Mi sto risentendo con il mio ex, un prof di filosofia incontrato all'università. È abbastanza più grande di me e dopo 8 mesi che non ci sentivamo più, l'ho ricontattato io. Ma perché ricontattare gli ex? No! All'inizio sembrava perfetto e gentile. Va molto di giorno in giorno, ogni tanto diventa freddo e bad boy. E non mi risponde per ore, nonostante sia online, e il giorno dopo è tutto coccoloso e mi riempie di attenzioni. Ogni volta che provo a discutere di questa cosa, mi rigira tutto e mi dice: sono fatto così. Alla fine è colpa mia che non lo accetto. Ci siamo lasciati perché litigavamo sempre e forse dovresti ascoltare maggiormente il tuo istinto. Ho bisogno di un tuo sì subdolo. Grazie se risponderai, ti adoro. Allora, carissimo gattino Sbirulino, io capisco la difficoltà di chiudere delle relazioni e certamente è cosa buona comunque se ci sono le possibilità e se non si sono tirati i piatti. Di recuperare comunque rapporti con ex fidanzati per appunto ristabilire un rapporto di rispetto, amicizia, quel che vuoi. Ci sono dei casi in cui gente che si lascia, ritorna assieme, sta bene, ma sono proprio rari. In linea generale. Le minestre riscaldate fanno schifo, è una grande legge che dico spesso, che nella maggior parte dei casi funziona proprio così. Quindi non ho capito in realtà perché tu abbia riscritto al tuo ex, probabilmente perché non ce l'hai rivelato, cioè non ho capito se l'hai risentito perché è passato un po' di tempo, volevi sapere come stesse, ma a questo punto non capisco perché dovresti intesirti sul fatto che lui non ti risponda. Oppure se l'hai ricontattato perché vuoi riprovarci con lui. Secondo me non sei ancora completamente uscito dalla storia. Allora, io non conosco bene le dinamiche della situazione, ma in linea generale quando si chiude una storia è meglio chiuderla effettivamente. Se si vuole ritentare, non è una cosa che consiglio perché se non ha funzionato è raro che rifunzioni ancora. Cheat, le minestre riscaldate che fanno schifo, però deve comunque passare
passare un tempo tale che possa permettere a questa cosa di funzionare. Cioè devi lasciare un periodo in cui effettivamente puoi resettare e ripartire da capo, a mio parere. Però se tu vedi già che le stesse motivazioni che vi hanno portato a lasciarvi tornano in auge nel momento in cui gli riscrivi che questo fa un po' quello che vuole, che ci sta, perché non è che state assieme, lui ha il diritto di fare ciò che vuole, però se questa cosa ti irrita, obiettivamente valuta il fatto che probabilmente, caratterialmente, non trovate un equilibrio e quindi questa cosa non sa da fare. Cioè, secondo me, lui in questo momento sta un po' agendo secondo i propri servigi, il che, ripeto, ci sta perché vi siete lasciati, non è che deve starti appresso 24 ore su 24 perché tu gli scrivi, anche perché immagino che comunque, non so come sia il vostro rapporto, magari vi siete lasciati in amicizia, in modo abbastanza equilibrato, del tipo guarda litighiamo sempre, quindi ci molliamo, non so appunto le dinamiche. Io personalmente se si chiude una storia si chiude, perché poi va a finire che ci si trascina in melodrammi disagiati, continui, in cui non ci si capisce, BBB è il passato, e BBB, e quindi non si fa da nessuna parte, ci si fa del male e basta, e quindi anche da quel punto di vista ricontattare le persone per ristringere dei legami forti subito è un po' dramma. Certamente capire come l'altro stia, è una cosa giusta, che dimostra anche comunque un voler bene, giustamente si è passato tanto periodo assieme, quindi lo capisco di contattare per sapere come va la vita, eccetera eccetera, ma da lì a instaurare subito un legame forte è difficile. Magari lui ai tuoi occhi si comporta così in modo sbarazzino, però non è detto che lui veda il fatto di essere rientrati in contatto con la stessa lucidità. Banalmente magari a lui ferisce, o comunque non è ancora pronto a risentirti effettivamente, magari sì, ti riserva delle attenzioni e allo stesso tempo però pensa però è andata un po' così, chi lo sa, e quindi dopo ritorna freddo, oppure ancora fa la gatta morta. In linea generale, che è la cosa che più detesto, in linea generale ti consiglio di stare allerta, nel senso che è sbagliato a mio parere, soprattutto con una persona con cui si è già avuto una storia in passato, è sbagliato aver da subito un atteggiamento di completa servitù, che non è il tuo caso, però il fatto che gli scrivi e pretendi delle risposte e non capisci il suo atteggiamento, gli chiedi perché lui si comporti così e lui risponde sono fatto così, ho capito che sei fatto così, però obiettivamente arriva un punto in cui bisogna pensare a se stessi e al proprio benvolere. Perché è così importante per te restringere un rapporto col tuo ex? Qual è stato il fatto scatenante? Questa cosa secondo me nella mail manca, e soprattutto è una cosa che dovresti chiederti tu sul perché sia così importante ristabilire un confronto così diretto con lui. E in questo modo qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo è ristabilire un contatto generico o una relazione? Perché se è una relazione, stai riprovando a considerare l'idea di tornare con lui, valuta anche tutti quegli aspetti che sono andati male prima. Perché vorresti riprovarci? Ti ha dimostrato di essere maturato, o comunque ti ha dato altri indizi per cui questa cosa potrebbe funzionare? Perché se già ti innervosisce il suo atteggiamento all'inizio, per quanto lui non è che sia obbligato a starti dietro nel momento in cui non state assieme, e ti dice sono fatto così, allora forse è una cosa da considerare, perché comunque non è una cosa da poco. E in linea generale le coppie che si lasciano e tornano insieme, si lasciano e tornano insieme, sono la dimostrazione di rapporti che vivono di dipendenza, di nostalgia, ma che faticano a trovare un accordo comune. Quindi per me è importante pensare prima a te stesso, lasciare scorrere un po' la questione e soprattutto, ok, ormai hai agito, vi parlate, secondo me dovresti fare in modo di
fargli capire che anche tu hai un'esistenza tua. Cioè, allora, non ho capito perché lui dovrebbe essere impegnato e tu no. Cioè, banalmente, ok, lui non ti può rispondere per un giorno perché deve fare le sue robe, e ci sta, è comprensibile, è giusto così. Però non vedo perché tu debba invece essere sempre lì pronto per le sue parole, per stargli accanto, eccetera, eccetera. Cioè, fatti vedere anche tu che sei abbastanza irraggiungibile, abbastanza impalpabile. Innanzitutto, staccandoti un attimo, gli darei una mossa, e dall'altra parte tu sarai in grado di valutare perché stai facendo questa cosa, perché sei tornato da lui e perché vuoi tornare con lui e se veramente ne vale la pena. Cioè, datti del tempo, staccati un attimino, non farti vedere come quello che scrive sempre, che si lamenta se l'altro non risponde nel modo che vuoi tu, perché lui, anche involontariamente, magari non è una brutta persona e sicuramente non sarà così, però magari anche involontariamente, con il fatto di esserci e poi non esserci, ed essere coccoloso e poi non esserlo, che è un atteggiamento da gatta morta orribile, sta involontariamente manipolando te, perché tu ti senti lì come devi essere sempre lì presente e devi un po' agire ai suoi servigi, e questa cosa non puoi permetterla, perché che lo faccia volontariamente o meno, tu devi avere delle priorità e delle esigenze, secondo me. E quindi il mio consiglio è: datti tempo, rifletti bene su quello che stai facendo e soprattutto non essere sempre tu quello che gli sta dietro, che gli scrive, che poi si lamenta se lui non ti scrive, perché sennò è una dimostrazione di un atteggiamento di completa sudditanza. È brutto usare questa parola, ma è vero obiettivamente, cioè ti stai un po' tirando la zappa sui piedi da solo, invece lui, perché lui dà per scontato che per sé tu ci sarai sempre, e non è una cosa scontata. Cioè, obiettivamente l'amore va anche conquistato, che è sta roba, cioè che uno fa così. È vero che siete stati in un rapporto, ma questo non significa che tutto debba ripartire da lì. Cioè, bisogna riconquistare fiducia, bisogna riconquistare equilibrio. Se veramente quello che vuoi fare, devi tenere in conto di queste cose, e soprattutto devi anche pensare a quelle cose che vanno portato alla rottura. Queste cose esistono ancora, se il suo atteggiamento già ti dà fastidio adesso è una cosa da considerare, però sono delle risposte che devi darti da solo. Questo è il mio consiglio, fammi sapere, spero di esserti stato utile. In caso trascini in ascolto, scrivete qua sotto nei commenti che ne pensate. Io ti mando un super mega bacione, fammi sapere. In bocca al lupo. Ciao ciao. E ora veniamo alla seconda mail. Trescina Villanelle. Oggi ti scrivo per un problema che mi affligge da settimane, aiuto. Qualche settimana fa Virgilio, un mio amico, mi ha parlato del suo rapporto d'amicizia con una ragazza Afrodite, stroncato a causa di alcuni problemi accaduti tra loro. Allora, in preda all'impulsività, le scrivo con l'intento di conoscerla e di chiederle come mai si fosse comportata così. Non so se è un atteggiamento giusto, vediamo cosa porterà. Me ne aveva già parlato un mese prima, quando erano amici, e già da allora destava interesse. Io e Virgilio ci siamo messi d'accordo che non avrei detto che lo conoscevo. Comunque sia, con una scusa subdola iniziamo a parlarne, e in realtà non mi sembrava così crudele come Virgilio l'aveva descritta. Anzi, il contrario, ogni volta rispondeva velocemente ai messaggi e soprattutto all'inizio sembrava volesse tenere viva la discussione. Sembra interessata... Non ti sarai innamorata di questa, spero, eh? Sembra interessata a ciò che le racconto, e con lei non mi sento a disagio di parlare di cose intime che solitamente mi recano. Addirittura con la psicologa. Ok, deve esserci stato qualcosa con il correttore automatico. Immagino che comunque il succo è che parli facilmente con lei di cose di cui non parli con altri e che magari che conosce solamente, che, oppure che fai fatica a raccontare anche alla psicologa che ti segue. Vorrei davvero creare un rapporto profondo e non rovinare le cose come il mio solito. Tendo ad essere possessiva, ad annoiarmi presto, ma non so cosa fare. Soprattutto non so cosa fare con Virgilio, perché penso sia ancora scosso dall'accaduto. Grazie in anticipo per la risposta. Ti seguo dal 2018 e sei da sempre fondamentale per la mia quotidianità. Amore, un kiss a te e a Turlino. Capito, Turlino? Si ricorda qualcuno di te. Ecco, è contento, obiettivamente. Allora, carissima, che dire? Allora, mi sembra innanzitutto... Non mi è chiaro se
questa ragazza ti piaccia a livello sentimentale o se effettivamente vuoi che rimanga come una tua amica fidata forte. Io non avendo appunto questo quale ben chiaro lo scopo, ti posso dare eventualmente dei consigli, cioè tratto questa storia come se banalmente tu la volessi conoscere meglio, è una persona che vorresti tenere nella tua vita, è una grossa confidente. Poi se scappa l'amore lo vedremo, però obiettivamente mi sembra che il dramma sia come mantenere una relazione forte con questa ragazza, che sia di amicizia, di amore, dato che si è creato un bel clima tra voi, e cioè pensando però anche al fatto che Virgilio è scosso dal fatto che abbia litigato con questa. Allora, ci sono da dire delle cose inizialmente. Allora, innanzitutto, quando si litiga con qualcuno è lecito pensare a dei fraintendimenti, cioè ognuno ha la propria versione dei fatti. E magari delle cose che noi facciamo possono essere in modo naturale, in modo completamente non volontario, possono essere reputate scioccanti o comunque crudeli da qualcun altro. Quindi comunque non è così strano secondo me che questa ragazza ti sia apparsa come carina, perché non sei nel rapporto che aveva con Virgilio. Non sto dicendo che Virgilio si sia sbagliato e non sto dicendo che lei abbia ragione, semplicemente è un rapporto diverso quello che ha costruito con te, e quindi non puoi sapere come stanno veramente le cose tra loro due. Probabilmente sono creati dei fraintendimenti tali per cui Virgilio è scosso da questa amicizia interrotta, lei avrà le sue ragioni perché si è interrotta questa amicizia, e non è detto che lei sia al 100% la persona perfetta che è, nel senso che magari lei può aver fatto veramente uno screzio a Virgilio o viceversa. Quindi non è così strano che una persona nel momento in cui la conosci si presenti come ti sembri effettivamente un'altra cosa diversa. È vero che comunque le relazioni possono terminare sia in amicizia che in amore. È vero che un'amicizia forte, comunque, a mio parere, rispetto all'amore che è più complesso, un'amicizia forte per interrompersi deve succedere veramente qualcosa di devastante. Perché se si interrompe per un litigio, ok, grave, ma risolvibile, questa interruzione di rapporto secondo me dura un tot di tempo. Poi quando ci si ritrova può evolvere. Poi ci sono persone che tendono a troncare i rapporti di netto, al primo screzio, quello sicuramente, però in linea generale se è un'amicizia che ha valore si interrompe per brevi momenti o momenti più lunghi, più brevi, dipende, a meno che non sia successo qualcosa di veramente grave o comunque una situazione in cui una delle due persone si è dimostrata tutt'altro che amica, e allora lì sono delle questioni che obiettivamente sono in mano a chi è dentro. Cioè capisco però il dramma di dover essere amica di entrambi, soprattutto perché non dico che tra lei e quest'altro c'era una relazione sentimentale, però se era veramente un'amicizia forte sarà difficile, te lo dico già, gestire la cosa, perché Virgilio comunque potrebbe intendere che tu hai costruito il rapporto che lui ha perso con questa ragazza. È un rischio da tenere in considerazione, secondo me, però il mio consiglio che è obiettivamente da qualunque parte ti giri puoi rischiare di darti una zappata sui piedi, perché comunque se decidi di lasciar perdere questa ragazza per amicizia di Virgilio hai troncato un rapporto che poteva essere un'amica, comunque è già un'amica alla fine questa ragazza, è già una confidente. Probabilmente, se non ho capito male, potrebbe anche diventare un interesse amoroso, però comunque, a prescindere da come la stai vedendo, è una persona importante, è già diventata una persona importante, per quanto il rapporto non sia così intenso a livello di temporale di quello che hai con Virgilio, ad esempio.
Però se tu troncassi questo rapporto nuovo, è vero che è più nuovo, però è un rapporto di cui senti di aver bisogno. Quindi comunque ovunque ti giri rischi di fare un torto a qualcuno e anche a te stessa. Quindi il mio consiglio è sempre, 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 che è rischioso comunque, però è dire la verità, banalmente. Allora, secondo me devi dire la verità a Virgilio e digli chiaramente, guarda, io è andata in questo modo e adesso mi ritrovo con questa ragazza che comunque è mia amica. A me piacerebbe che tra voi le cose si sistemassero e posso provare a fare il meglio in assoluto per... Cioè, per quanto sia una cosa tra di voi, in realtà dovete risolverla voi, io non posso mettermi in mezzo. L'ho fatto, perché l'hai fatto, obiettivamente, e si può fino a un certo punto, cioè, obiettivamente, come sono evolute le cose è strambo. Può succedere, però, tu hai agito per difendere un amico, per capire le ragioni di una amicizia troncata in questo modo. Non è una cosa che io avrei fatto, probabilmente, però... facendola magari sì, potrei averlo fatto, potrei farlo in realtà, però mi fermerei lì, direi, e quindi ciao zii, cioè non me ne frega che sei dolcina, hai trattato male un mio amico e quindi vaccia pairat, ok? Però in linea generale si sono evolute le cose in modo un po' friccicariello e strambo, ok? Quindi come fare? Secondo me ne puoi uscire con la sincerità ed essere sincera con entrambi e dire guarda a cosino devi dire sostanzialmente che per te questa ragazza è stata una nuova amica importante e a cosina devi dire semplicemente che l'amicizia che state costruendo è solida ma allo stesso tempo c'è questa cosa che a tuo parere dovresti sistemare con Virgilio. Poi lei avrebbe tutto il diritto di dire no, guarda, con Virgilio per me è chiusa perché sono successe queste cose e quindi raccontarti un'altra faccia della medaglia. Però secondo me il primo passo essenziale è la verità, cioè devi essere sincera. I rapporti funzionano quando c'è sincerità, quando si inizia a mentire, a ingannare, ma anche non in senso negativo, perché ci sono persone che mentono e ingannano per non ferire gli altri, che in realtà è la cosa più diffusa, cioè si vuole così tanto bene a una persona che a volte si mente per non ferirlo, però il problema è che poi salta fuori la verità e non si sta bene con se stessi e si creano delle situazioni in cui diventa difficoltoso gestire tutto. Quindi secondo me il primo passo è proprio la sincerità. Di a cosino come stanno le cose e di a cosina come stanno le cose, di quello che senti e cerca un po' di capire la situazione. Il consiglio che posso darti però è di non intrometterti troppo nel rapporto tra loro due. Tu quello che puoi fare secondo me è dire che a lei che questa cosa comunque ti ferisce un po', ma che tu non sarai il portavoce, cioè evita assolutamente di fare il portavoce tra le due facciate, perché questo renderà il rapporto una cosa devastante tra tutti. Quindi no, se dopo aver parlato a cuore aperto uno dei due ti dà questo input, di a cosino che è uno stronzone, tu rifiutati, perché sono le cose peggiori che possano succedere, ok? Hanno delle cose da dirsi, se le risolvono tra loro, tu da amica puoi dare supporto, puoi consolare, puoi capire cos'è successo, puoi avere uno sguardo più obiettivo su quello che è successo, che loro vivono in modo personale e sfalsato dai sentimenti, però puoi aiutare anche in qualche modo, però ecco, evitiamo di essere troppo partecipi nel loro conflitto. Cioè tu per caso puoi far di tutto per farli riavvicinare, ma non devi costringerli, cioè ci sono delle cose che non si possono controllare, ok? È finito il rapporto, uno dei due dice no, basta, purtroppo è chiuso, che ci puoi fare? La cosa importante è mantenere una sincerità totale, questo è il mio consiglio. Spero che sia stato utile, in ogni caso ti auguro un mega in bocca al lupo mandandoti un super grandissimo bacione. Fammi sapere.
Mi raccomando, e aspettiamo news. Ma ora vorrei concludere questa puntata del Fumacupido con una testimonianza che io ho letto. Ah, che bello, una storia trash con un lieto fine, perché effettivamente è un Fumacupido e poi, e quindi sentiamo un po' che cosa succede. Allora, la ragazza si chiama Psiche e dice di essere una mia grande fan da 4 anni. Beh, se la storia trash è andata a lieto fine, ragazza, significa che hai acquistato la subdolagine. Ma vediamo, non parliamone troppo presto, perché magari è successo del disagio, lei dice la moda! Vediamo. 3 anni fa, il ragazzo con cui stavo da tanto tempo a distanza mi dice che se ci fossimo lasciati non gli sarebbe dispiaciuto più di tanto. Il mio mondo crolla. Ne parliamo per qualche giorno senza arrivare a un punto, finché partiamo insieme per una vacanza che avevamo già deciso di fare con amici. Era un gruppo di amici che frequentavo principalmente online e il giorno dopo conosco per la prima volta dal vivo un amico con cui avevo parlato qualche volta. Lo chiameremo Narciso. Bam! Colpo di fulmine. Non me ne sono resa immediatamente conto. D'altronde ero in vacanza con il mio ragazzo. Solo che mi sentivo estremamente felice. Oh, che furbetta. E abbiamo passato tutta la vacanza a parlare. Come se gli altri non ci fossero. Narciso era fidanzato con Eco. Aspetta, però mi dice qualcosa questa cosa, vediamo. Che non era presente in quel viaggio, ma che fin da subito vuole parlarmi al telefono e decide di diventare la mia BFF senza praticamente conoscermi. Io ero un po' confusa, ma felice di avere nuovi amici. Appena tornata a casa, però, sento una fortissima nostalgia nei confronti di Narciso, il quale mi dice di sentire la stessa cosa. Ma ste relazioni... Ah. Eiko e Narciso abitavano a circa 2 ore da me e nei giorni successivi al rientro a casa ho cominciato a passare tantissimo tempo a parlare con loro al telefono, arrivando a trascurare la mia vita, cosa che in quel momento ero ben contenta di fare. Narciso mi diceva di sentire la mia mancanza e di non riuscire a godersi la compagnia della sua ragazza, finché non hanno litigato e lui ha subito cambiato versione. Sembra una soap opera argentina, adoro. Siamo entrambi felici di essere amici tuoi. Il mio mondo crolla. Ma povera, da qui comincia il delirio. Seguo un periodo particolarmente travagliato in cui cerco di chiarire le cose col mio ragazzo. E nel frattempo divento la BFF sia di Narciso che di Eco. Avevo provato a confessare a lui i miei sentimenti in modo subdolo. Grave errore, ha usato il mio non essere completamente chiara a suo vantaggio per rimanere ambiguo. Risultato, mi ha frenzonata di brutto, pur continuando a flirtare con me. Ma allora? Seguono mesi a distanza di triangolo scemo, in cui loro si lasciano a casa e si rimettono insieme a caso, mentre io infine decido di allontanarmi per il bene di tutti. Che eroina, adoro. Ci riesco per un po', finché Eco decide di venirmi a trovare nella mia città. In quell'occasione mi parla un sacco di lui, il mio sentimento torna a farsi sentire più forte e pesante che mai, e io e lui cominciamo a sentirci. Avendo lasciato alla fine il mio ragazzo, vedendo che Narciso sembrava sempre più legato a me, decido di sfruttare di nuovo una vacanza con gli amici per chiarire. Stavolta il mio ex non c'è. Passiamo nuovamente tutta la vacanza assieme, tenendoci anche per mano e scambiandoci lunghissimi abbracci in silenzio quando gli altri non c'erano. Lui però parla sempre di Eco. Aridaie! L'ultima volta che l'ho visto eravamo seduti insieme sul pullman di ritorno. Io gli ho preso la mano, lui ha preso la mia. E poi ci siamo salutati come se niente fosse. Tornata a casa però soffrivo troppo. Decido di chiamarlo e di gli in faccia cosa provo, anche se lo sapeva benissimo. Lui è costretto a darmi una risposta e dice che tiene tantissimo a me, ma ama la sua ragazza e non cerca altro. Io soffro come un cane, ma mi serviva quel no, brava. In seguito parliamo un po' per messaggio. Lui è in crisi, arrabbiato con me, dice che ho confuso le cose. Ma va c'ha Pairat, va. Quello degli abbracci lunghi e del flirt. Ma vai a zappare la vigna, va. Parte all'estero per lavoro e inizia la relazione con Eco a distanza. Nel frattempo conosco Amore, un meraviglioso ragazzo che mi ha tirata fuori dal baratro, che mi ha mostrato quello che merito e con cui sono felicemente fidanzato ormai da 2 anni. Eco ha lasciato Narciso, ha trovato un nuovo fidanzato. Io e lei non ci siamo più sentite. Narciso mi ha scritto un po' di volte, prima beccandosi delle belle spuntabluate, adoro. Infine però quest'anno mi ha scritto mostrandosi molto più maturo. Anche lui si è fidanzato con una ragazza a cui sembra felice e afferma di tenere molto a me, di non volermi perdere perché sono stata una persona importante. Io penso lo stesso a lui, finalmente mi sento in pace, felice e più forte. Credo che questo triangolo scemo abbia messo tutti e tre sulla giusta strada. Ti ho pensato varie volte nel corso di questa vicenda, amore. Mi piacerebbe ricevere un tuo feedback e spero anche di dare speranza a chi in questo momento si trova in situazioni simili. Siate sempre leali verso voi stessi e ricordatevi che siete forti anche quando sembra tutto nero. L'amore esiste, amore! Vabbè, niente, un applauso per questa subdolaggine.
che nonostante il trash amore, questo inghippo, alla fine hai avuto, diciamo, un bel varco, ecco, c'è da dire questo. Un bel varco verso l'amore subdolo, vorrei dire, etereo. Questo finale etereo è molto commovente, bello. Sembra un po' un romanzo di formazione, questa mail. Tipo un Paolo l'inedito di Paolo Giordano. Però ho adorato tutto. No, niente, sono super contento della tua situazione, ed è comunque di ispirazione del fatto che anche chi pensa di essere condannato al trash amore alla fine può trovare sempre la luce. L'amore c'è, non si cerca, accade, ma c'è per tutti, questo sicuramente. E quando si pensa di non averlo, molto spesso è dietro l'angolo, dove meno te lo immagini. E detto ciò, grazie mille Psiche per aver condiviso la tua esperienza, ti mando un super mega bacione. E fammi sapere come va, come prosegue la vicenda, insomma, siamo tutti curiosi. Detto ciò, carissimo Torlino, direi che per oggi abbiamo terminato questo fumacopido denso di emozioni, intenso. Mi sono anche commosso con questa conclusione, ma ora dobbiamo rivolgerci anche a tutti coloro che ancora sono dispersi nella nube del trash amore e non trovano soluzione. E quindi, carissimi, per questo martedì è tutto. Noi vi salutiamo con grande gioia e vi ricordiamo sempre di essere un'unica e semplice essenza.